Che schifo! Qualcuno ha sgabirrato di bianco il pavimento! Sì, sono io, sgabirazzuto! Sì, è stato finito, sto schifoso vestito di bianco! E non lo devi fare, perché oggi giochiamo a GTA senza mai toccare il colore bianco! È impossibile! Dobbiamo evitarlo! Non possiamo toccarlo! Chi tocca il bianco viene bannato e perde la sfida! Ma come bannato? Dopo sì? Ci cacci dagli amici? Per sempre! Quindi, venite appresso, dobbiamo percorrere tutta questa passerella di legno che qualcuno ha sgabirrato di bianco, quindi è difficile. Toccare lì! Imbecille, guarda, ma... ma sai qual è il problema? Che adesso non lo puoi neanche pistare volendo. Perché è bianco. Ah, tocca, mi dai. Però... che mi hai eliminato tu. Guarda che ti posso ancora sparare col fucile, No, toccare anche quello! Ti prego che si soffiga, non farlo. No, lo tocca da lontano! Allora... primo passaggio che dobbiamo fare, percorrere la passerella di legno, arrivare dentro il concessionario, prendere le nostre auto, che sono quelle che abbiamo rubato dal concessionario Ferrari la volta scorsa. Oh, non ce n'è neanche una bianca, è perfetto! Perfetto, e poi andare con le auto direttamente verso l'ippodromo, no? Il circuito. Ma quello enorme! Facciamo? Ma guarda che è impossibile, qua la è tutto bianco! La strada è piena di righe bianche pure! Che schifo. Che schifo. Veramente. Buttiamoli nel bianco. Alex non parlava da 10 minuti. E cosa decide di fare? Di blatterare insieme a Strecatto. Ma stai zitto. Zitto. Stavo parlando anche adesso. Oh, senti, prendi qualcosa che non sia bianco e pestiamolo. Io sono rimasta ammutolita dalla scena, guarda. Ma è un demente. Cioè, sente Strecatto parlare, deve parlare anche lui. Io... l'uomo dal poco valore, sono sicuro. Oh, Strecatto ha fatto una capriola bestiale lì, ho visto. Mamma mia, sto facendo parkour. Puoi passare Alex e lasciarlo in fondo alla fila, perché così ce lo togliamo di mezzo. Aspetta, vado in fondo. No, così cadiamo, per favore, oh mio Dio. Okay? Anche lontano, per favore, perché nessuno ti vuole vedere. Quanto lontano? Il più possibile. Andiamo. No. Allora, qui si può passare perché il pavimento è grigio. Grigio e nero, quindi perfetto. Oh, guarda, siamo saldi qui dentro. E adesso ognuno deve scegliere la sua macchina. Cosa c'hai? Ha toccato. Niente! Mi sono entrata da sopra la porta, mi sono spaventata. Ah, bene. Quale macchina vuoi, Anna? Guarda, ce n'è una lì rosa, una qui ancora quella. Più rosa. Quale voglio ti piace? Quella fucsiana. Va bene, allora inizia a salire, l'uscita è lì. Quindi quando siamo con la macchina, ovviamente attenti alle strisce della strada. Passo davanti io. Assolutamente, io posso salire col te, ti prego, no, se non la tocco. Dici, no, vuoi tanto? Sì, ti supplico, sì. No, però è divertente allora, quando guidi. Allora posso salire con Anna? No, ognuno ha la sua. Ognuno la sua. Allora, Cico, ti prendi quella gialla, che è molto bella. Ah, oh, bellissima. Poi, super Strecatto, sportiva. Quella lì rosa, schifosella. La volevo. Io posso entrare a prendere un'auto? Per favore. Ti sei mal comportato, prima. Sì, lo so, però mi sono scusato. Che non no, mi mette non, perdono. Non lo hai fatto, non lo hai fatto. Ah, è vero. Che non mi mette perdono. Fammi giocare con voi. Ma a me non piacciono le persone che piangono. Mettono anche di malumore, non so voi. Hai ragione, infatti non piango più. Basta che mi fai prendere un'auto. Va bene, allora puoi prendere questa. Quella blu. Sì. Però te la sfereggio un pochino per ricordarti che fai schifo. Dai, spagliala tutta che le ruote. Mettici anche un po' di bianco sopra. No, e te la sgabbi. No. Ti metto una bomba appiccicosa. Se dai fastidio te la faccio esplodere, ok? Va bene, è giusto. Non devo toccarla però la bomba. Passo io avanti, Alex, lasciamolo per ultimo che è esplosivo, ok? Io vado secondo se vuoi, uomo. Sono sicuro che la mia ala custode ti salverà dal bianco. Va bene. Vai. Alza un attimo la mano, Lion. All'uscita del garage ci sono delle cose brutte. Non è so vero, se vero, come facciamo ad uscire? Se ci andiamo di violenza, poi le sfondiamo, no? Magari. Aspetta, provo. Non funziona. Oh no. Questo è un potenziale problema, effettivamente. Però, sono sicuro che. Vabbè, le superiamo un pochino volando. Infatti sì, così. Va bene, ci sta di brutto. Da qui in poi bisogna stare un po' attenti perché la strada è piena di linee. È vero anche che alcune di queste linee per forza dobbiamo passarle. Però ma infatti, però ci sono quelle gialle, possiamo toccarle. Sì, quelle gialle sì, però il bianco non dobbiamo toccarlo. Vabbè, ma è impossibile. È un po' difficile. È tutto lì, bianco, Lion, è impossibile allora, passarci. Cico, ma hai tamponato. No, io non viene mai. Mi ha spinto quello dietro di me, Strecatto. Allora, quando Cico si è proposto di essere subito dietro di te, sapevo che sarebbe successa questa cosa. Sentite, raga, cioè non toccare le linee bianche della strada è impossibile. Te l'ho stata tamponata? È proprio impossibile, quindi
fregatevene, facciamo conto che abbiamo i copertoni neri e che noi quindi ma non stiamo toccando. Ma sì, si contrasta, noi non stiamo mica toccando con il nostro corpo, dai. È proprio completamente impossibile non toccare. Noi cancelliamo il bianco. Cerchiamo di starci attenti magari, ecco, di non toccare il più possibile. Tipo le macchine bianche non possiamo toccarle. No, quello no, assolutamente no. Quelle, dai, le strisce pure quelle giganti magari le schiviamo, però per il resto chi se ne frega. Le strisce sottili le possiamo passare. Ma sai cosa ti dico? Ma basta passarle veloce, così tipo ma tu non hai toccato. Sì, guarda, non le tocchi neanche, stai volando quasi. Ma se le passi veloce vai incontro le altre auto. Io non so capace a guidare. Ascolta, basti al contrario. Maledetto, ma ti sta contraddicendo. Cioè guarda, ha pure tamponato tutti. Ah, non ho tamponato io questa io volta. Non ce la faccio più. Sì, io gliel'avevo detto. Schifoso, lasciamole il dietro. Sei uno schifoso adesso. Stai zitto, schifoso. Sì, schifo il bianco. Non ti ama nessuno, non ti ama, ti odiano tutti, ti fai schifo a tutti. Come si sente? Anche mia mamma. Sì, tua mamma è la prima. No! E a noi soprattutto, fa schifo a tutti. Noi non ti sopportiamo, rovini tutti quanti i nostri giochi. Noi ci divertiamo, arrivi tu. Ah, amici, posso giocare anch'io. E rovini tutto il gioco. No, faccio schifo. Non mi dovresti più invitare per questo. Ma cioè, infatti, non... oh, senti, facciamo cosa, lo banno adesso. Ma dai, sei autoinvitato per caso? La madre sua ha fondato un club contro il figlio. Dove non vuole... ci posso credere. Sì sì, vuole che il figlio venga arrestato per reati che non ha commesso, soltanto per toglierselo dalle palle. Io ho la tessera d'oro per il club anti-Alex della mamma di Alex. Ma sei per caso cofondatore? No, non mi ha voluto perché il cofondatore era il padre di Alex. Adoro questa storia, è piena di intrighi. Però posso dire che la madre di Alex mi ha fatto degli strani apprezzamenti. Oh, tipo, dicene uno, tipo sui tuoi baffoni. No, non sui miei baffoni, sulle mie macchine di GTA ha detto bellissime, ti desidero. E io ho detto no, signora mamma di Alex, so che la sua vita è triste perché ha un figlio orribile, ma non è la soluzione giusta. Scusa, non volevi può migliorare, no? Prima di mandarlo in carcere. No, ha detto che ormai ha perso ogni speranza. Ma no, pensa quanto è disperata, povera donna. Ha detto anche, ha menzionato che se ti comporti bene durante questa sfida potrebbe perdonarti forse. Oh mio Dio, dai, devo essere tipo il player modello. Sì sì, potresti provarci. Non allora, è qui, è all'altro, quello lì dove si siede agli spalti. Sì, seguimi, vieni. Sei sicuro che sai la strada? Sì sì, sono sicurissimo, seguimi, è qua proprio a fianco. Aia, non picchiare. E attenti al bianco. Attenti al bianco, attraversiamo il minimo bianco. Vabbè, tanto qui c'è il giallo, via, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ma io non vedo il nostro prossimo checkpoint. È nell'altro, vieni vieni. Ma io non ti vedo neanche a te. Ma no, è questo qui, sono il giallo, perché vai, vai, segui me, tranquillo, io ma vedo. Ma vai però, vai. Ma non lo so se mi vedi, mi metti in paura, mi dici ti ho cancellato dalla mia vista periferica, che fai troppo schifo. E io allora abbiamo paura. Ma su, ma stai andando male, ma era lì. Ma infatti l'ippodromo è là. Ah, l'ippodromo non è l'altro, quello con gli spalti. Quello è teatro. Mio Dio, imbecille. E lo secondo me dire. Anche la mamma di Cico ha fondato un club anti-Cico. No, vedi, no, stai zitto, stai zitto, stai zitto, stai zitto, stai zitto. No, 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 io guarda, sono delusa. Ma quanto puoi, ma come fai a fare così schifo? Eh? Allora, ma come può essere ippodromo questo? Sei un demente. Ma te lo sai cos'è un ippodromo? Eh? È quello lì che dove c'ho gli spalle. Ma dove ci corrono i cavalli? Ma che schifo. L'anfiteatro. Ma che povero, ma che povero e sudicio demente che sei. Ma poi hai anche parcheggiato l'elicottero sulle cose bianche. No, ma tu sei un grigio. Ma io non ho parole. Ma sei un demente, ma sei un povero idiota. Lion, guarda che la scritta 8 è bianca, si vede la differenza, non è bianco. Qual è la scritta bianca? Cacciato, Vedi, 8, 9, 3, questa è bianca, si vede. No, no, cos'è quella bomba? No, no, dai. Mettila. Appoggio il tuo gesso, mettila. Senti, salto le strisce. Oh, porca miseria. Saltiamo le strisce e saliamo. Attento, ce n'è una grossa là, Oppa là. Ok. Ah, bel saltone. Ci siamo anche noi, vai. Oh, che capriola. L'hai visto? Che bravo. Sono, vai. Ma arriviamo tutti. Dai, della stregato. Dai, dietro. Stregato ha pestato il bianco. Okay, ci siamo tutti dentro. Posso andare? Sì, possiamo decollare, uomo. Ma secondo me dovremmo portarci appresso una delle macchine. Sai mai? Si può? Puoi caricare? Non lo so. Con la mamma di Alex apri la patta di dietro. No, cosa vuoi?
Guarda, il tuo aereo al plottero. No, facciamo così, ecco qua. Molto bene. Perché Anna parla nella vita? Io non riesco perché a capire. Perché dietro c'è il cargo per le macchine. Pensavo che si abbassasse la patta di dietro. Non hai finito ancora. Devi ancora dire. Vai. Ho finito. Sicura che non hai altre cagate? Dietro. Ok. Allora, adesso dobbiamo andare in spiaggia per la prossima tappa. Se Anna ce lo permette, no, perché magari ha da dire. No, ci stiamo sbagliando di grosso. Dobbiamo andare nel palazzone. Ah, mi ti dico pure. Io dov'è? No, scusami, che infame! Cinco, no, stai dai. Zitto. Fallo scendere, no, dai. Meriteresti di essere fatto non buttarmi, scendere. Non buttarmi, ti supplico, veramente. Guarda, non ho più amici. Io faccio non ne hai, certo che non ne hai. Sei come Alex. Ma sono voi qua. Benvenuto nel club. Beh, benvenuto. Complimenti a entrambi. Ah, Stremi guida, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al palazzo. Un altro, uno pronto, eccolo, uno pronto. Neanche tu rimani senza amici, mi sa. Che schifo fai. Non riesco a mettere, vabbè, ti dirigo io. Guarda, devi andare dritto, stai andando perfetto. Va bene, comunque fai veramente schifo anche tu. Potevi dirlo prima. Ma infatti, cioè, dovevo andare solo dritto, cioè, cosa ci voleva dire? È vero, stavo guardando la mappa ma non la so leggere. Bah, la descrizione che Stremi ha dato. Ma ci siamo portati a fare la macchina? Sto parlando, Anna, io volevo parlare. C'eri tu, vabbè, come sempre. Non è importante. No, non è importante. Adesso quello che dico io non è importante. La macchina, ti devi fermare lì. Droppa la macchina. Ok, sgancio la mia macchina. È preziosa quella, eh. Allora, dobbiamo scendere sulla piattaforma bianca. Però è delicato, perché è bianca. Non rompere le cose nostre lì, sono molto delicate. Aspetta, piano piano. Piano piano. Che bravo. Piano. Hai come il prefetto. Mamma mia, che bravo. La griglia, la griglia. No, preciso, centrale, un maestro. Però ha ragione quello stupido, eh. Bisogna allinearsi. La griglia. Aspetta, ci sto. Quasi bene. Lasciaci qui. Voi potete scendere, io meno. Ah, oddio. Okay. Vabbè, scendo anch'io, dai. Secondo me non muoio. Perfetto. Ma intanto c'è la scala di qua. Oh, non c'è state la griglia. Stai un demente. Stai un povero idiota. Cioè, ma la smetti di fare così schifo? Non lo vedo il bianco. Ma se c'è, è questo qui a terra. Tu stai zitto, che pensavo che l'ippodromo. No, allora fermi. Cioè, posso spiegarmi? Lascia stare, va. Zitto. No, è vero, non ho giustificazioni, cosa niente. Spiegare, No. È perché io mi sono confuso, pensavo l'altro con gli Ma ancora stai spiegando? Lion, tu non lo sai, ma i cavalli corrono sugli spalti, che ne sai tu? La smetti di spingere! No, scusa, dai, volevo dare la mia bici. Monociclo. Ascolta, mononeurone, questa l'ho capita. Bravo. Allora, questa è mia. Quella. Oh, ti devo ammazzare. Senti, ne pigli quello che ti passa al computer. Capito? C'è tanto che non c'hai un vasino. Imbecille. Sono escremento. Neonatale sei. Guarda. Però, ma che succede? Prima di partire per la prossima tappa, vi ricordo che se siete dei veri fighi, diversamente da Cico, e se soprattutto non volete diventare degli ignoranti senza cervello come lui, tipo vi conviene andare qui a comprare subito, preordinare il libro dei mostri, il mio nuovo libro pieno di storie di mostri. Mi raccomando, così quando creeremo i mostri, forse anche su GTA, ma sicuramente su Minecraft, voi ci potrete aiutare su come trovarli e come sconfiggerli, perché già avrete letto il libro dei mostri. E adesso, pronti alla prossima tappa? Siamo pronti di brutto! Allora, che sta da fare? Qui bisogna andare effettivamente al molo, mi ricordo bene. Quindi, occhio, bisogna scendere con garbo. Dobbiamo saltare nel palazzo, Lion! Attento! Lion, oh mio Dio, ma sei pazzo! Oh, così è, buona! Atterrate piatti! Ottimo! Sto piatto! No. Io sono atterrato benino. Sto arrivando! Più o meno, sul cespuglio. Mi schianto! Ma io come si fa a atterrare piatti? Non lo so. No, chi è questo qua che è atterrato al contrario? Io. Ma sei proprio stupido. Io. Aspetta che non riesco a uscire. Dai, sui mattonelli verdi. Dai, fai un saltone, dai. Spingiti. Stai rasando l'aiuola. Aiuto. Oh, eccolo. Aspetta. Oddio. Ma che maestria. No, sono ancora un po'. Ok, ci sto. Perfetto. Ci siete tutti? Sì, siamo tutti con te, voi! Ok, allora adesso mi raccomando, non poggiamo i piedi per terra perché il monociclo gioca brutti scherzi, eh. E qua... Infatti sì, però è anche difficilissimo da guidare. Non ti fermare mai! Saltiamo! Saltate! Ma è impossibile! Oh, non è vero, è impossibilissimo! Atterrate dritti! Aia, cacchio è stato che ma... Probabilmente io! Spinto di brutto, amici! Ti sono caduta sulle caviglie! No, come ero io! Ho sentito che volevi dire il mio nome, io ero indietro, non riuscivo a saltare! È vero, non c'era Cico stavolta! Io ho sentito imbecille in realtà! Non ho detto niente, andiamo! Adesso siamo diretti al molo! E al molo prenderemo una barca, scriveremo i flutti delle onde, che sono bianchi, e noi dobbiamo evitare...
No, no, gravissimo, steccato! Mi spinge questo maledetto! Ma basta, spingemi su Lion! Ecco, gliel'ho detta, eh! No, stai tornando, oh, eh! No, ti prego, dai, voglio essere vicino, ma non su di te! Oggi le ha fatte tutte, eh! Ma tu stai zitto, perché non sei meglio! Secondo me qui il migliore c'ha la scabbia, ed è contagiosa, quindi ognuno... limitrofo ma non addosso, va bene? Ma il migliore sei tu, quindi tu c'hai la scabbia? Sì. No, vabbè, non dovresti dirlo tu. Ma noi abbiamo qualcosa di peggio, molto, molto peggio. Voglio saperlo. Strecatto alla scabbia aliena delle palle sudate. No, no! Si contagia. Si contagia accarezzando le palle sudate di chi è già contagiato. Ti prego. So che è una malattia molto in voga tra gli scimpanzé. Quindi, stregatto, l'unica spiegazione è che lavora come manutentore di uno zoo di scimmie. E quindi deve accarezzare. Ma massaggio lì! Deve regolarmente massaggiare le palle degli scimpanzé. Schifo! E se non impazziscono anche loro, poverini, giustamente. Hanno bisogno di qualcuno che svolge questo triste incarico. Ci sarebbe la madre di Alex, che è molto appassionata, no, di questo genere di cose. Lei dice che fa altro! Ah, massaggia allo altre. Zoo degli elefanti, lei. Sempre lì, no, che schifo. Alex! Alex! Ma cosa pensi? Gli dai le noccioline! Ma stai zitto, hai detto che... Adesso glielo scrivo. Mando un messaggio a tua madre. Le dico che tu la prendi in giro nei video e dici che lei massaggia le palle degli elefanti. No, gli dai le noccioline. Aiuto. Ma che cattivo figlio! Salta bene, Lion, non distratti con Alex. No, sei caduto! Alex ti ha falciato in aria. Ho preso una boccata. Ma non sei nelle strisce bianche. C'è una signorina super hot, ma non posso toccarla perché è vestita di bianco. La butto giù. Altrimenti, ti giuro, avrei dato fondo proprio alle mie mani lunghe. Ma non dirlo, Anna! Ma non è vero, ma Anna! Ma c'è lo zoo, assurdo! Anna, non era c'è solo più. Uno scherzo, non l'avrei più. Mai fatto. Non c'è più. Va bene, povera signorina. Venite, che dobbiamo arrivare alle barche. Eccole qua, oh, sono eccole davanti lì, a me. Sono tre! Sono tre barche. Tre barche per tre persone. Alex, che vuol dire? Ah, attenzione! Oh, c'è l'acqua! La toccate! Allora, l'acqua non è bianca e nemmeno la sabbia, ma la schiumetta dell'acqua qui davanti. Whee! Questa è bianca, eh? Proprio bianca, bianca, bianca. Come facciamo? Quindi, devo saltarla per forza! Ti faccio vedere io come si fa a saltarla, ok? Guarda, ok, facci ostrami vedere un po'. Degusteremo questa prova. Così, devi aspettare il momento giusto. Ho toccato il bianco di brutto. Fatelo meglio di come l'ho fatto io. Ok, però. Se vuoi ci provo io. Adesso! Non l'ho toccato. Il sedile del motoscafo è bianco. No! Ci ha posato il sedere. Chi ha preparato i motoscafi? Mamma mia, Alex Lautz, veramente. No, non è vero. Sei stato sempre tu. Mannaggia. Sei stato sempre tu. Io c'ho sto problema con sti colori. Tu qui, hai non troppi li vedo. Problemi. Ok. Però allora, i problemi risolviteli da solo nel buio della tua cameretta la notte. Non te li porti qua a noi. Dai, c'ha una fodera, Lion, grigia. No, ma qua il bianco è tutto intorno a noi. Ma no, fai piano, se no fai schiuma. Dobbiamo toccarlo con la punta. Noi non lo stiamo toccando. Noi siamo dentro la barca. Se uno cade lo tocca però, Stai attento, Cicco. Fianco a te. Non voglio farti la schiuma addosso. Cicco mi sta toccando. No, è un infame. Non è possibile. Sono a fianco a te, dai. Ascolta, ti prego. Se non ti sposti, se io ti ma rivedo nella mia preziosa mi visuale, io sarò costretto a urinare su tua madre. Ti non tiro voglio. Una bomba adesiva. Ecco, brava. Falla esplodere pure. Così, così esplode. Così resto a piedi, ti prego. Troppo lontano, non la prendo. Se tu fai esplodere. No, Cicco, ci voglio schizzare. Rompilo, rompilo, Anna, esplodilo, tira. Come? No, quello è una molotov. Anna, che cavolo fai? Ma sparate a quell'infame! Esplodetegli la madre! Ma di più però! Io. Di più! Esplodetelo di più! Ma Anna, fai proprio cagare, ma com'è possibile? Anna, io non mi devo più fidare di nulla a te. Cioè, allora, senti. Ma sei un rudere. Senti. No! Dai, Borromeo, perché sei caduto? Sborromeo, dai! Com'è successo? Le ho colpa di Anna. Volte. Ah, anche l'altro Sborromeo. Lui, mannaggia! Sbortolomeo! Siamo rimasti e te. Prova a dire che è colpa mia. Ti affondo il catamarano. Ci sono anch'io con voi. Cosa ho fatto? Anna, adesso ti faccio vedere come si fa a far esplodere un imbecille. No, Lion, ti prego. No. Vedi che non fa? Faccio la pesca ad altura. E qua, Sborromeo. No! C'è Alex che voleva salire, forse? Aspetta, non ci salire! Ma tu vedi che stai nuotando nel bianco e sei espulso, Oh no! No, ormai sei espulso.
No, è via comunque! È via comunque! Io sono sott'acqua apposta, così non tocco la schiuma, ma non respiro più. Bravo! Ma così affoghi! No. Alex, sei pregato di andartene, sei espulso. No, ti prego! Sì, ah, l'unico espulso, vai via, sì! Il stavamo peggiore. Dicendo che tu non ti devi permettere assolutamente di dirmi okay, niente. Che perché sei, hai Anna, fatto il marpione 2 secondi fa, sì. Ok? Solo per questo dovrei cacciarti di casa, farti dormire sul divano. Ma non c'entra nulla con questo che è successo adesso, Anna. Questo che è successo adesso è successo perché sei decrepita. Tu dopo paghi tutto quello che hai detto. Okay. Va bene, ok. Te va lo bene. Giuro. Ti aspetto al varco, Anna. A mezzogiorno. No, nella strada t'aspetto... principale davanti al saloon. T'aspetto sguainate. Tra 10 minuti in camera tua. Un così ti faccio. Dimmelo, io avrò il mio revolver pronto, Anna. No, cosa? Su, che cowboy. Come no? Ah, ho capito la sigla. No, che cosa ci fai? Tu sei espulso. Io sono espulso, però sto qua a guardarvi. No. E fare il tifo. No, vai, no. Non toccate il piano. No, non puoi, perché tu sei espulso. Hai rovinato il gioco. Non puoi toccare quella staccionata. Non l'ho toccata, l'ho scavalcata come un vero anziano. Ecco, un vero cowboy. Dove devo andare? Sono lì a sinistra. Chi è rimasto in gara? Ti sono io. Sto arrivando. Io no. Sbagliato è lento, eh. Alex no, Alex è espulso, eh. Che schifo. Sì, comunque. Vabbè, vogliamo il 3, lasciamoli qui, sì. Attenzione ai gabbiani che sono bianchi loro, eh. Non bisogna Anna, toccarli. Anche la cartaccia a terra, attenzione. Non toccare Cico, è bianco. Ah, che schifo Cico, non lo toccherei lo Dai, stesso. Dai, oh, lo so che vuoi toccarmi, però devi stare calmo adesso. Con tutta la scabbia che si porta appresso, poi. No, dai, non dire così. Pure dai, le varianti aliene. Sei proprio ripieno di scabbia. Attenzione qui. L'ho schivata, l'ho saltata di brutto, eh. Anch'io, proprio non l'ho toccato per niente. Non l'ho toccato perché quel bianco, vattene via, Alex, nessuno ti vuole. No, dai, rimango qua, guarda, fuori dall'aereo, sull'ala. Okay. No, 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 no. Che mi succede? Alex, Alex continua a cercare di unirsi al gruppo. Dai, Laio. Dov'è sto ragazzo? Non mi cacciare. Sono qui, sto cercando di entrare. Ok, Alex, sei pregato di andare via, cioè, rimango andare qua. Via. Oh, Cico, puoi scendere? Fammo scendere, per favore. Perché no, non se ne va. Oh, ti devi levare. Ti devi levare, è l'unica. Adesso arrivo con la mazzocca bianca. Mi tiro, no, mi tiro le palline bianche. Fallo scendere. Scendi, Giù. Bella, no, oh, che casca da solo. Di schifo, ma sempre lì appiccicato. Regoliamo. È vero, Alex, sali con noi. Arrivo, no, sull'ala. No, dall'ala, oh, cosa devi fare? Sei detto pure andare. Sei espulso, al massimo sull'ala. Vieni, che è un bravo surfista. Mi raccomando, che mi dispiacerebbe un casino se tu finissi nel motore. Ma non ti preoccupare, non succede nulla. Ok. Sì, tritalo, guardalo. È morto? Olè! E adesso, per finire, ultimo traguardo, dobbiamo arrivare dritti dritti sopra il Monte Chiliad. Ovviamente schivando le nuvole, perché quelle sono bianche. No, criminali e ci fanno schifo. Bianche! Cos'è che ha detto? Criminali le bianche. Le nuvole sono criminali bianche. Ma cosa sei? Ma che schifo? Non lo so. Ma questo era un urlo di protesta, eh. Non senti? No, no, ho detto le nuvole veramente, sono davanti. Secondo me andrebbe eliminato anche lui, eh. Non c'è voluto cadere dall'aereo. Scendi. Ok, ciao. Spero perché... di evitare le nuvole. Speriamo che muori, eh. Speriamo che atterri. Speriamo che atterri su una cosa bianca e appuntita. Tipo una stalattite, eh. Proprio appuntita, ci atterri di sedere. Noi siamo arrivati però, abbiamo schivato tutte abbiamo le nuvole. Abbiamo vinto il 3, sì. E adesso non dobbiamo fare altro che atterrare dolcemente. Guarda Anna, ti dedico questo atterraggio. Guarda che bello che lo faccio. Non è bello. Basta che non atterri sulla neve, perché sennò abbiamo finito, Non ce n'è neve sul Monte Chiliad. Sei per caso ignorante, oltre che rimbambita? Non lo so, magari ha nevicato. Aspetta, guarda, è per te questo. Anna, No, attenzione. Ma non ci posso credere che ci hai fatto fare così. Aspetta, guarda. Hai visto Anna? Per ma te, come bellissimo, bellissimo. Prendiamo. E quindi questa. Ma scusa, ma che cazzo, ma cosa sei? Una bestia? Ma ti ho fatto dedicato una cosa bellissima. Bellissimo, bellissimo. Cioè, no, non si fa così. No, pugnazzino, pugnazzino. Ti odio. Ti odio. Perché? Vai a smanacciare l'altra tipa. Vai. Anna, vai pure ad allungare le tue mani appiccicose da vecchio marpione. Anna, non l'ho fatto. Era una battuta, non vai, l'ho fatto davvero. Vai, no, hai descritto bene cosa volevi fare. Zozzone. Ma era una vabbè. Oh. No, per non oggi l'ha fatto. Ci fermiamo. Grazie di aver visto questo video. Suggeriteci altre sfide con altri colori da fare su GTA. E per oggi, Lion out!